Navigando sul mare sterminato del web, navigando sul mare sterminato del web, ho letto l'ennesimo articolo dedicato ai pensionati italiani che se ne vanno a vivere in Portogallo. L'ennesimo articolo, perché ormai ne parlano tutti del Portogallo, come dell'Eldorado dei pensionati. Parlo dei pensionati italiani, capito? Per cui mi è venuto l'idea che se mi rompo i testes, ci vado pure io in Portogallo come pensionato. Starei molto bene. Mi hanno detto che si starebbe bene anche in Romania. Mi hanno detto che la Romania è la terra dell'amore, specialmente a Timișoara. C'è amore a gogò, però la Romania sul piano climatico non può competere col Portogallo. Il Portogallo si affaccia sull'Oceano Atlantico e dall'altra parte c'è il Brasile. In Brasile si parla portoghese. Poi il Portogallo ha una storia gloriosa. Voi lo sapete voi che alla fine del 1400, un po' prima che Cristoforo Colombo scoprisse le lontane Americhe, il Papa fu costretto a intervenire, il Papa di allora fu costretto a intervenire con il trattato di Tordesillas, mi pare 1494, mi pare, un po' prima, no, 1490, un po' prima della scoperta delle lontane Americhe. Ci fu il trattato di Tordesillas con il quale Spagna e Portogallo si divisero il mondo a metà. La metà occidentale fu per la Spagna, tranne il Brasile. La metà orientale fu per il Portogallo, le coste dell'India, Goa, no? Goa. Poi le isole dell'Indonesia, le Filippine, Portogallo, cari amici. E il fatto è che, tra l'altro, in Portogallo mi vogliono anche bene, mi vogliono, perché mi hanno dedicato un video, mi hanno dedicato un video, sì, mi hanno dedicato un video in lingua portoghese. Per cui lo hanno conosciuto tutti i portoghesi, ma anche tutti i brasiliani, capito? E io in Portogallo posso continuare a creare, mi metto a Lisbona con un binocolo e guardo le onde dell'Oceano Atlantico. Sì, la Romania è la terra dell'amore, Romania. Ma penso che l'amore lo potrei trovare anche in Portogallo, capito? Anche in Portogallo. E poi in Portogallo c'è l'Oceano Atlantico, in più i portoghesi mi vogliono tanto bene e io ve lo documento che mi vogliono tanto bene i portoghesi perché nel riassunto di questo video io vi metto il link che vi porta su un altro video a me dedicato da un pregiato filosofo portoghese. E in Portogallo mi conoscono ormai, lo conoscono Serafino Massone, ma ormai da 10 anni. Quindi qua voglio concludere dicendo che se mi rompo i testes, io faccio i bagagli e me ne vado a vivere in Portogallo, capito? Dove con la mia pensione posso vivere da re, capito? E il clima è meraviglioso in Portogallo, con la mia pensione mi sembra che sia sgravata da oneri fiscali. È bella questa situazione. Pensate voi che i giovani laureati se ne vanno all'estero a lavorare e gli anziani pensionati se ne vanno in Portogallo a riposarsi, capito? E a respirare l'aria dell'Oceano Atlantico, ok, cari amici? Ma io in Portogallo ci farei un figurone, ci farei, ok, cari amici? Ma se mi si rompono i testes, io faccio i bagagli e vado in Portogallo, ok? Attenzione, guardatelo il video che mi hanno dedicato i portoghesi, capito? Guardatelo perché ve lo metto come link nel riassunto di questo video. A tutti, tanti.